Nella cornice splendida e storica del complesso della Santissima Pietà di Teggiano si è svolta la manifestazione di presentazione della condotta Solo Food Vallo di Diano e Tanagro. Produttori, sostenitori, amici e curiosi hanno preso parte al convegno a cui ha fatto seguito la proiezione del documentario Cucini, prodotto da Solo Food Napoli. Il convegno è stato aperto dalla fiduciaria della condotta, Rosanna Raimondo, che ha esposto gli impegni prossimi e i lavori da voler realizzare nei prossimi mesi. Ha preso parte al dibattito anche Domenico Pontillo, membro del comitato esecutivo di Solo Food Campania. Al convegno presenti anche i cuochi locali dell'Alleanza dei Cuochi, Antonio Giordano e Antonio Granieri, che hanno evidenziato il contatto diretto con il territorio per garantire la conoscenza dei prodotti locali a tavola. Presente ancora il sindaco di Teggiano Michele Di Candia e quello di Caggiano Giovanni Caggiano. Da dove nasce questa idea e verso dove vuole andare? La condotta è una sede locale di Slow Food, raggruppa 24 paesi e praticamente noi vogliamo mettere insieme quelli che sono produttori, amici, sostenitori e tutti quelli che amano il cibo buono, giusto e pulito, che poi è lo slogan di Slow Food. Noi intendiamo fare un percorso ovviamente in linea con lo Slow Food nazionale e internazionale di valorizzazione dei prodotti e di tutto quello che fa parte dei nostri territori, non solo i prodotti ma anche il cibo, anche i piatti, la tradizione e quindi ovviamente un discorso ampio. Chilometro zero per fare quanti chilometri poi? Chilometro zero e metro zero per fare tantissimi chilometri, per farci conoscere un po' dappertutto, perché Slow Food è un'associazione internazionale, quindi noi ci vogliamo far conoscere da tutti, ovviamente nel piccolo, perché poi Slow Food parla di qualità, non di quantità, per cui dobbiamo comunque parlare di prodotti di nicchia di un certo riguardo. Carciofi, olio, che più? Che cosa c'è in questa mensa, diciamo? I presidi Slow Food del nostro territorio sono il carciofo bianco di Pertosa, la salsicciola soppressata del Vallo di Diano, il cacio ricotta del Cilento e i fagioli di Casalbuono. Però oltre a questi, che sono i presidi che abbiamo preso in eredità già dal passato, ci sono tanti prodotti genuini del nostro territorio che sicuramente tenderemo a valorizzare. Si può vivere di agricoltura, di prodotti locali e può essere un volano per il Vallo di Diano e per il Tanagro? Certamente, perché il Vallo di Diano e il Tanagro è ricco di tradizione agricola e quindi si può vivere, ma ovviamente facendo una scelta, una cernita e puntando sulla qualità e sul lavoro proprio genuino e quindi dare prodotti genuini.